Devo dire la verità, l'espulsione di Drausio, una squadra che era venuta a Messina per non giocarsi la partita, veniva sicuramente messa sotto dal Messina. Invece noi il primo tempo abbiamo tenuto benissimo il campo, con uno in meno, e ci siamo spostati con la difesa a 4 con la prestazione maiuscola di Russotto in un ruolo assolutamente non consono alle sue caratteristiche, però gli abbiamo dato fiducia, ci aveva detto che se la sentiva non era un problema e ci ha permesso poi la gestione della gara in maniera diversa. È normale che quando più si passava il tempo sapevamo che il campo non favoriva il fraseggio, perché quando di solito uno c'ha l'uomo in più si ha bisogno di fraseggio per arginare il muro dell'avversario. Noi l'importante è che siamo andati alla ricerca di conquistare quella palla che ci permetteva di verticalizzare subito il gioco. L'abbiamo fatto in 3-4 occasioni e sinceramente, e come dicevi tu, andare alla ricerca della vittoria fino al 93esimo ci ha premiato e siamo contenti di questa prestazione che ovviamente a tutto il gruppo non fa che alimentare quell'entusiasmo che si era un po' perso. Ecco, mister, la scelta di adoperare la difesa a 3 con Tavares in campo sembra aver pagato perché proprio Diogo è stato uno dei protagonisti, ha corso tantissimo, ha recuperato palloni, è stato determinante. Io valuto la settimana e ovviamente mi preme veramente fare un applauso ai ragazzi che non hanno giocato oggi, da Mazzarani al più piccolo, perché è un gruppo sano di ragazzi che veramente cercano di fare tutto per questa maglia e devono essere sostenuti e giocarcela fino alla fine. Diogo è uno di quei ragazzi che sta bene, ci permetteva di dare più profondità. E poi con l'espulsione di Drausio ha fatto un lavoro per la squadra non indifferente, insomma, quindi le caratteristiche le conosciamo e oggi avevamo bisogno di questo, però poi non ci dimentichiamo che giocatori come Mazzarani, Di Grazia devono ritornare assolutamente sui loro livelli. Diciamo che Messina si conferma un campo fortunato per Mario Petrone che qui vinse una Supercoppa di seconda divisione guidando un ottimo Bassano. Oggi però il migliore in campo è stato il vostro portiere. Dobbiamo dire che il risultato è ingeneroso per il Messina, anche se voi, come ha detto prima, ci avete creduto di più, soprattutto dove ha raggiunto il pareggio. Ma qua ha fatto tre interventi importanti. Sta bene, Pisseri sta bene, lo vediamo durante la settimana, è motivatissimo, si lavora bene con lo staff, quindi sotto quell'aspetto là lui ci trasmette la serenità e la spensieratezza di un ragazzo che sa il fatto suo. Però poi noi davanti siamo stati bravi a gratificare i suoi interventi. Secondo lei è più decisiva l'espulsione di Da Silva o il 2-0 fallito da Milinkovic? Secondo me è stato decisivo il calcio di rigore che non abbiamo trasformato, perché per me vedere una squadra che nonostante tutto abbiamo sbagliato quel calcio di rigore è andata comunque alla ricerca del gol della vittoria, per me questo è il segnale più importante.